sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati a TLS per un nuovo appuntamento con Dopo le Aquile, dopo lo 0-0 di Lecce che di fatto lascia la situazione inalterata tra Lecce e Spezia dal punto di vista di lotta salvezza. Lo Spezia però guadagna un punto dal Verona e si preannuncia un finale di campionato davvero incandescente. Ne parleremo in diretta insieme a Marco Zanotti. Ciao Marco, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno, buona domenica. Buona domenica anche a te e a tutti i nostri telespettatori. Andiamo a vedere insieme i risultati che sono maturati in questa terzultima giornata di Serie A. E ovviamente un campionato che deve andare avanti anche con sfide tra questo pomeriggio e eh, domani. Allora, la vittoria del Monza con il Sassuolo 2-1, la vittoria netta del Bologna contro la Cremonese 5-1, Cremonese seconda squadra retrocessa aritmeticamente in Serie B, Atalanta-Verona 3-1, risultato importante anche in ottica salvezza per lo Spezia, il Milan che... Eh, si eh, sbarazza della Sampdoria con un netto 5-1 e lo 0-0 tra Lecce e Spezia. Vediamo la classifica, classifica parziale ma che comunque fotografa la situazione definitiva delle ultime 5 posizioni della classifica. Lecce 33, Spezia 31, Verona 30, retrocesse già in Serie B, Cremonese e Sampdoria. Ricordo che potete scriverci al 331 70, 70 002 su WhatsApp oppure sul gruppo Facebook Voglia di Spezia. Altrimenti, via mail, a diretta chiocciola Sud.it Andiamo, Marco, subito con il primo titolo di questa domenica: un punto utile nella sfida della paura. Una sfida della paura soprattutto per il Lecce, che si è chiuso dal primo minuto. Lo Spezia ha provato a far qualcosa. Non è stata una grande partita, nel complesso le occasioni più grandi le ha avute lo Spezia, ne è maturato un pareggio comunque che fotografa abbastanza quello che si è visto in campo. Sì, sì, era, era una partita comunque complicata prima che, che fosse giocata. Eh, L'imperativo era non perdere visto il risultato dell'Atalanta di ieri mh, perché comunque oggi, a due domeniche dalla fine, hai un punto in più da gestire. Non è molto, però è sempre meglio essere davanti di un punto con un indice di difficoltà delle prossime due partite tra le due squadre Spezia e Verona che è molto simile. Anche se in Lecce non è fuori completamente dai giochi. Ha due partite complicate perché gioca con Monza e Bologna, che sono squadre che, si, che stanno così cullando. L'idea e il grande risultato di raggiungere la, la Conference League, quindi insomma vorranno dare tutto, quindi credo che i giochi non siano ancora fatti. Certo, Lecce ha due punti in più dello Spezia, tre a più del Verona, lo Spezia ne ha uno più del Verona e quindi in teoria è chiaro che quella che rischia maggiormente è la squadra veneta, che ha due partite. Diciamo che Spezia e Verona hanno un, campionato, un calendario simile, perché lo Spezia al Torino, che non è semplice, però è una partita che puoi, puoi tentare di, di far tua. Il Verona all'Empoli, poi il Verona ha una partita proibitiva, l'ultima che è quella contro il Milan che sta cercando punti per la Champion. Anche perché Mina domenica ha giocato a Torino con la Juventus, quindi. Eh, non e lo è la Spezia è l'ultima, potrebbe avercela. Difficile quanto il Verona oppure semplice in caso di vittoria della Roma. Roma tre League. giorni prima in Europa League, quindi mh, fare conti ora è molto difficile. Rimane la prestazione, lo Spezia oggi ha gestito la partita, ha tenuto più la palla, ha fatto la partita, ha avuto quattro occasioni. Quattro. Tre. Adesso te le dico quali sono. Allora, ha avuto quattro occasioni perché sono il tiro di Zola nel primo tempo, che è di, era al limite dell'area, la palla è uscita di un metro. Poi ha avuto un'occasione sempre con Zola di testa, che l'ha messa sull'esterno della rete. Ha avuto l'occasione con a perché dal limite dell'area con la porta spalancata ha tirato alto, e l'ultima occasione al 92esimo. Quella è stata quella più grande. Quella più grande con Ekdal. E quindi tu hai avuto quattro occasioni nitide, pulite oh. da gol. Il Lecce il tiro solo di strefezza che Dragoschi ha parato senza difficoltà, quindi, nel computo delle diciamo, occasioni, lo Spezia meritava di vincere, ma è un, un life motivi di tutto il campionato che è sprecato parecchio. Eh, però, tanto forse oggi, considerando le ultime domeniche, nessuno pensava che tra Lecce e Inter facevi 4 punti. In realtà, l'hai fatti. Pesano come Macini, credo. Pesano come Macini. In questo, in questo discorso di salvezza la non vittoria a Genova con la Sampdoria, il pareggio che dovevi portare almeno a casa Cremona e il 2 0 di Empoli che ci sei fatto riprendere. Queste sono le tre partite sulle quali lasciato la, mano in bocca. la mano in bocca e poi recriminare. In attesa di collegarci con Enrico Lazzeri andiamo a leggere alcuni messaggi che ci sono arrivati da casa. Qualcuno ci scrive speriamo che basti. E Roberto invece pensiamo al Toro, e un altro telespettatore. Roberto ci dice: Un brodino che ci tiene in vita. Ci manca una spalla per Nzolascio. Murodov oggi ha sbagliato anche i passaggi più facili. Poi vedremo le pagelle del nostro Marco Mora. Angelo ci scrive: Puro ossigeno. Ora però bisogna battere il Torino. Mattia, ottimo punto. Pensate, se fosse stata sconfitta due o tre giornate fa, queste partite le perdevi anche malamente. Eh, ora sotto con il Torino in casa. Questo è un po' il riassunto di alcuni tifosi, poi andremo a leggere gli altri. Anticipiamo le pagelle del nostro Marco Mora in attesa del collegamento con Enrico Lazzari. Le pagelle eh, di oggi per quanto riguarda Lecce-Spezia. Drongoschi, voto 6. Wisniewski, 6,5. Ampadu, 7. Nicolao, 6,5. Ci fermiamo alla difesa, una difesa che non ha sofferto niente e ancora una volta... Abbiamo visto come Ampadu sia in grado di dirigere la difesa, anche una difesa 3. Un giocatore davvero universale, purtroppo, come era al Chelsea <ride> e perché il riscatto è altissimo a 15 milioni. Sì, no, vabbè, ma poi comunque <coughs> Ampadu merita, come altri giocatori che sono in questa squadra, eh, di avere la chance di giocare non per la salvezza, insomma. È un regista a tre, un po', mi ricorda un po' De Rossi, quando fu provato in nazionale proprio in quel ruolo, perché ha i piedi, ha la testa, ha il lancio e sa anche coprire. Quindi sicuramente valore aggiunto di questa difesa. A centrocampo Giasi 6, Echedal esposito 6,5, 6 a Burabia, Rezza 5. Ancora una volta Semplici si è affidato al 3-5-2, che aveva fatto molto bene nella sfida con il Milan. Io non sono d'accordo su Reincano. Surezza su 5, però vabbè. No, sei, sei, sei. Ah, sei, ho capito, avevo capito cinque, quindi tutti sufficienti anche qua. Sei e mezzo eh, a esposito. Sì, Ekdal è stato, secondo me, quantità e qualità. Eh, è stato anche così eh, celebrato come l'uomo sky, l'uomo della partita. Effettivamente eh, ha messo tanta, tanta qualità, anche tanta intelligenza, soprattutto nei momenti difficili della partita. Quando Lecce magari poteva crearti in partenza qualche situazione difficile, comunque sì, sono d'accordo. Zola 6,5, e mezzo, 5 e mezzo. Per la prima volta, no, per la seconda volta giocano insieme. Non c'è questa intesa esatto. tra i due e Shomurodov fino ad oggi è stato una delusione. Sì, diciamo che sta giocando sotto sotto tono rispetto al giocatore che si pensava potesse essere più utile in questo caso. Eh, ci sono stati proprio nel primo tempo soprattutto dei, dei tentati uno o due, parlo di tentati perché non sono andati a buon fine, però sono state un paio di imbucate che con un pochettino più magari di cattiveria o un pochettino anche un pizzico magari di casualità in più mettevano l'uomo davanti alla porta. Io insisterei comunque su questi due giocatori perché intanto al di là della prestazione che magari non è stata eccellente, però il Lecce è stato costretto a giocare molto basso e quindi un um TT e Baschirotto anche si sono spinti molto meno anche sulle poche occasioni che sono state create da calcio da, calcio da fermo, da calcio d'angolo o da punizione, proprio perché eh, col terrore di, eh, di perdere qualche contatto e Zola oggi ha dimostrato che... Conto un giocatore che ha giocato nel Barcellona, non è che ha giocato in una squadra di prima categoria, può giocarsela con tutti. Subentrati a Gudelo per il nostro Marco Mola 5,5, Zurkowski 6, Salva 6,5, 6,5 a semplice. Anche se a Gudelo quando è entrato nel secondo tempo ha provato a dare quella dinamicità che mancava ad una squadra che al sessantesimo sembrava appannata dal punto di vista delle idee. Ma eh, sì, Agudello è entrato bene in partita, eh, Agudello è questo, cioè, bravo nel, nelle accelerazioni, ha creato un paio di occasioni importanti, compreso quell'1-2 con Zola che l'ha portata al tiro con lo specchio della porta libero, eh, lì poteva fare sicuramente di più, questa è una delle occasioni, che, come i due, le punizioni di Esposito, oggi non è andata bene come col Mila. Carlo ci scrive, il Verona giocherà conoscendo il nostro risultato. Speriamo che Lempoli faccia la sua partita senza pensare di essere in vacanza, altrimenti è obbligo vincere con il Torino. Qualcuno ci fa presente la presenza al gran completo della dirigenza eh, a Lecce, c'era anche oltre a Filipe Robert Platek con well. la famiglia. Ecco eh, la proprietà in un momento come questo già partire con la gara con il Milan ha capito che bisogna stare alla spezia perché qui si gioca tutta la stagione anche il business e gli investimenti futuri sì, io credo che sia una, una proprietà che considerando da dove viene sia sufficientemente presente o perlomeno è presente quando serve ecco, cioè, mh, poi portano bene portano, portano anche quel pizzico di fortuna alla squadra no, ma sicuramente a parte le battute eh, credo che la squadra abbia bisogno della presenza della proprietà e eh, il fatto stesso è che abbiano detto che non cambiano i programmi in nessun caso: in caso di permanenza in Serie A saranno accelerati. Nel caso disgraziato di dover ripartire alla Serie B, non cambiano i programmi e magari eh, si lavorerà per tornarci subito. Quindi, questa è una garanzia no? per tutti. Sì, quello, senza dubbio, è stato specificato. Io però la penso in questo modo: eh, il primo anno. In caso di eh, retrocessione con il budget a disposizione anche per eh, un businessman è eh, importante eh, poter pianificare un pronto ritorno in Serie A. I problemi potrebbero nascere nella misura in cui ci dovesse essere un secondo anno di Serie B. Non ne parliamo perché noi siamo sicuri che lo Spezia Rimanghe, si salverà. Anche questa stagione lo speriamo con tutto il cuore. Andiamo a collegarci con il nostro Enrico Lazzari. Ciao Enrico! Oh, a tutti e due, non Eccolo vi voglio qua. sentire parlare di Serie B. però bravo, perché bravo. mi mettete in tristezza, sapete che io bravo, cioè, però, sono sempre positivo. E quindi io ti devo dare, non voglio io ti sentire devo la, la parola Serie B Ma oggi, l'ho già sentita troppo. Nessuno eh, ha parlato e di Serie B, stiamo parlando dei plate. Che cosa hanno detto? Di, Hai specificato che secondo te resteremo in Serie A. Ci mancherebbe la mia era una battuta. Prendiamo il punto di oggi, secondo me, eh, e mettiamolo da parte perché queste partite, al di là del fatto che lo Spezia abbia giocato meglio e che quindi alla fine avrebbe meritato anche di vincere, sappiamo tutti come vanno a finire. No? Potevamo vincere magari noi con quel tiro di Ekdal alla fine, che se fosse passato sarebbe andato a far segnare nuovamente Wisniewski davanti alla porta, fateci caso probabilmente c'era un'espulsione per il fallo su Zola, però detto questo, eh, prendiamocelo a questo punto, perché poi magari ti capita che fanno un tiro, e, e veramente lei ci ha fatto un tiro, e magari ti fanno gol. Ecco Enrico, questo, un punto come, premessa, un punto come eh. quello di oggi diventerebbe davvero importantissimo in caso di vittoria contro il Torino, perché... È... Sarebbe valorizzato al 200%, certo. eh, Enrico. Una domanda precisa per i nostri telespettatori che ci chiedono perché il Torino giocherà con la Fiorentina. Eh, in caso di vittoria, così lo spieghiamo: in caso di vittoria dell'Europa League da parte della Roma, l'ottavo posto nel campionato italiano, varrebbe le coppe europee. Lo, lo, lo spieghiamo questo aspetto? No. Vai. no, nel senso che se la Roma non vince l'Europa League ed è classificata nelle posizioni da Europa League come, come potrebbe essere eh, fa l'Europa League regolarmente se la Roma vince eh, la, la Champions League eh, c'è l'opportunità eh, scusate l'Europa League c'è l'opportunità per la Roma di andare direttamente in Champions League se arriva nelle prime quattro lo stesso ovviamente è in Champions League comunque e leva il posto tra virgolette a una delle altre, delle altre possibili mentre invece se arriva a quinta per dire ci vanno le 4 più la Roma però i posti poi rimangono i soliti cioè non, eh, non, non, non si scala ok questo è quello che dovrebbe essere poi se qualcuno alza la mano e mi smentisce perché è cambiato tutto ieri non lo so però io sapevo che era così cioè, e quindi diciamo che i posti eh, nelle nelle coppe sono quelli, se la Roma vince l'Europa League che sarebbe anche in un certo senso importante per noi perché una squadra che ha appena vinto una coppa tre giorni prima ovvi, ovviamente non si presenta col sangue agli occhi tre giorni dopo a giocare contro di te, almeno immagino io e quindi se hai bisogno di un punticino magari te lo prendi, ma non lo so, dico io eh, perché poi io credo che le, le partite vadano giocate fino alla fine tutte e due. Quindi è chiaro che vince, tu mi facevi la domanda poi e qui vengo alla domanda del Torino. No? È chiaro che bisogna vincere col Torino, ma attenzione perché la stessa cosa dovrebbe fare poi il giorno dopo, ammesso che noi non dovessimo vincere, magari dovessimo pareggiare, che ne so, dovrà essere il Verona eh, a essere bravo a vincere a tutti i costi contro l'Empoli. Mi direte l'Empoli è più debole del Torino. Non lo so, sì, sicuramente sì, ma non è detto che poi a fine campionato l'Empoli debba regalare la vittoria al Torino invece venire qua con il sangue agli occhi, cioè poi bisogna vedere cosa fa anche il Torino oggi, magari il Torino perde con la Fiorentina, a quel punto ha meno chance di arrivare comunque vicino alle coppe. Quindi detto questo, giochiamoci al massimo: noi quando affrontiamo squadre toste, e il Torino è tosto fuori casa in questo momento, eh, diamo anche. Facciamo anche prestazioni forse anche migliori rispetto a quando affrontiamo magari delle squadre che si vengono a chiudere al picco, il Torino non ha nessun motivo per venirsi a chiudere, quindi farà la sua partita. E, e se da un lato puoi anche rischiare un po' di più in fase difensiva, dalla parte opposta puoi eh, creare magari i presupposti per andare più facilmente dalle parti del portiere avversario. Questo è chiaro che dipenderà da noi. Noi secondo me siamo quella che delle tre che si stanno lottando la salvezza sta meglio a livello di tutto, però è anche l'attaccante più prolifico, anche se oggi magari sul colpo di testa poteva essere più bravo, su alcune situazioni poteva essere più brillante, però eh, queste partite sono sempre difficili. Ecco, io la penso così, cioè noi dobbiamo vincere ma anche le altre, perché anche il Lecce, no? Se andiamo a vedere il calendario è vero che ora ha il vantaggio di avere la tranquillità dei tre punti sul Verona e dei due su di noi, però gioca contro un Monza che è carico a mille e sta praticamente vincendole quasi tutte ultimamente per la tranquillità mentale che ha, ma anche per la qualità. Io quando venne al picco e vinse e qualcuno storse il naso, ci fosse tutta la contestazione come se la squadra non si fosse impegnata, avevo già detto che comunque giocare contro quel Monza lì, soprattutto fuori casa, cioè in casa tua, contro di loro, non era così semplice e i fatti dimostrano che il Monza ha vinto sette partite fuori casa. Quindi quando si, si parla di squadre a fine del campionato demotivate, non, ormai è, è, non è più come una volta che magari non giocavano più, tanto per cominciare. E poi il Monza deve inseguire il record di punti del Chievo se vi ricordate del Neri 50 il Monza, il Monza delle squadre senza obiettivo in questo momento è quella sicuramente più motivata anche perché Enrico poi, poi esatto. eh, passiamo ai saluti eh, paradossalmente se Spezia e Verona dovessero vincere entrambe giocano prima del Lecce il Lecce sì a quel punto lì sarebbe davvero invischiato e la squadra con più paura anche oggi il Lecce ha dimostrato poi ha ha guadagnato un punto utile per la classifica di essere sceso in campo per strappare un punto dall'inizio alla fine. Corretto? Assolutamente, assolutamente. sono d'accordo con te. E attenzione perché poi loro alla fine hanno il Bologna che è una squadra che si gioca come ieri a Cremona, eh. li mette in grossa difficoltà perché ha elementi rapidi davanti che comunque dovranno far fare a Lecce una partita come quella di oggi. E quindi se fa una partita come quella di oggi poi non è facile per loro segnare. E quindi non è facile per loro vincere, se devono vincere per forza. E sia sempre lì, forse un punto gli può bastare. Noi arriviamo a 34, che è secondo me la quota nella quale probabilmente c'è la salvezza senza spareggio. Perché poi nell'eventualità che anche il Verona dovesse vincere. Ovviamente si potrebbe pensare che all'ultima partita, sia noi che, che, che il Verona possano uscire con zero punti, forse più loro che noi. Detto della Roma che deve giocare la finale, eccetera, eccetera. Quindi io giocherei prima questa, poi dell'ultima ne parleremo. Se lo Spezia vince col Torino, secondo me ha l'80-85% di possibilità di salvarsi e quindi il punto di oggi è stato pesantissimo. Prendiamo come punto pesante e ripartiamo da qua con la testa giusta e la voglia giusta come quella vista col Mila. Grazie Enrico, ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. ciao Marco. In attesa del prossimo collegamento leggiamo qualche altro messaggio e poi sicuramente il secondo titolo che parla di questo rush finale di campionato Elia ci saluta e dice volevamo tutti la vittoria è importante essere tornati a casa con un punto adesso battiamo il Torino rendendo il picco il più incandescente possibile crediamoci fino alla fine il secondo titolo di questa sera è finale al Cardiopalma perché abbiamo sicuramente due settimane da vivere con in fiato sospeso i tifosi dello Spezia i tifosi del Verona e i tifosi del Lecce Analizziamo un po' il calendario, in attesa del prossimo collegamento che chiedo alla regia di eh, mandare in onda a breve. Spezia che giocherà col Torino e con la Roma. Verona che giocherà con l'Empoli e con il Milan, mentre il Lecce giocherà contro Monza e Bologna. Sì, È un bel io, finale di campionato. Sì, sì ma io credo da che chi guarda da fuori noi siamo un po' tesi, però <ride> Allora, l'ho detto prima, le, le due partite sulla carta possibili, più possibili per Spezia e Verona sono quelle con il Torino e l'Empoli. Questo sulla carta, perché comunque le altre partite eh, ci sono squadre che hanno qualcosa comunque da chiedere ancora al campionato in maniera molto forte. È verissimo, come diceva Enrico, che dipenderà molto anche dalla partita che sta giocando il Torino oggi con la Fiorentina e quindi che il risultato verrà fuori. Sono d'accordo che 34 punti potrebbero bastare, al, al limite anche per un eventuale spareggio, però tutto dipende da... Cioè è un po' che si dice la prossima, la prossima, la prossima. No? Due. Siamo arrivati alla penultima e stiamo dicendo ancora la prossima, forse e anche la prossima non sarà decisiva. Certo che sempre considerando quelli che sono i posti Champion, Europa League eccetera eccetera e quindi ci sono le motivazioni che ora fanno la differenza no? come succede sempre a fine campionato non a caso ieri abbiamo cominciato a vedere 5-1 4-1, 5-1 cioè, a parte Spezia Lecce che era la partita dove eh, il rischio di perdere era elevatissimo la paura di perdere è anche ed è venuto fuori 0-0, al momento è l'unica partita che non ha visto gol il Monza e il Bologna sono due squadre Molto complicate da affrontare, soprattutto se dovesse esserci questo barlume di poter pensare di arrivare in conference. Sicuramente, Milan-Verona è una partita per il Verona molto, molto difficile: se il Milan avrà bisogno dei tre punti per poter eh, comunque arrivare tra le prime quattro in centro, che è l'obiettivo senza pensare alla Juventus che potrebbe essere retrocessa oppure tolgono punti eccetera, queste sono cose che sapremo dopo. E quindi credo che sia il fatto del punto di oggi credo che sia fondamentale dal punto di vista psicologico perché non hai perso, perché comunque sei davanti e perché comunque ti permette di poter fare il solito risultato del Verona la prossima settimana. Eh, dispiace il fatto che tu giochi sabato e il... Il Verona Domenica, tra virgolette, causa eh, bersaglieri, perché domenica c'è la città blindata, c'è via l'Italia chiusa per la sfilata finale, il tribune e quello e quell'altro, una bella festa, non poteva nessuno prevedere che ci fosse Spezia a Torino perché i calendari non erano ancora usciti e quindi io credo che sarebbe corretto da parte della Lega eh, d'autorità. Comunque, anticipare anche la partita del Verona sabato contro l'Empoli perché darebbe eh, credo garanzie di equità in questo finale di campionato. Al, dal momento che queste due partite, eh, secondo me, saranno determinanti e decisive per la lotta per non retrocedere, quindi devono essere giocate in contemporanea. Andiamo a leggere le dichiarazioni di mister Leonardo Semplici, regia, mettiamo Semplici a tutto schermo. Eh, sulla partita di oggi, un punto che muove la classifica e che ci fa allungare, ma eravamo venuti per provare a fare un risultato diverso. Sapevamo di affrontare una squadra con dei valori e, secondo me, il primo tempo abbiamo fatto bene, creando i presupposti per farli del male. Non siamo stati cattivi come in altre circostanze. Il secondo tempo è stato più equilibrato. Rimaniamo fiduciosi. A proposito del calendario, le due vittorie sono arrivate contro avversari impensabili. Ha parlato ovviamente delle vittorie contro il Milan e con l'Inter. Sarà difficile, ma non ci toglie nulla. Eh, comunque, questo eh, pareggio e questo finale di campionato davvero equilibrato. A proposito del fallo di cui parlavi anche tu, Marco, di un TT su un Zola: l'arbitro ha deciso così. Inutile stare a parlare, in quanto c'era stato eh, il cartellino giallo e non il cartellino rosso per Zola, quasi lanciato a rete. Nessun Zola ha detto a grandi valori, la sua presenza garantisce peso in avanti, anche a Cremona ci eravamo espressi bene. Voglio pensare al Torino sperando di vedere qualcosa di più. Dobbiamo ripeterci per portare a casa i punti che ci servono per l'obiettivo finale. Abbastanza positivo, semplice, nonostante tutto, in quanto la salvezza è ancora apertissima. Abbiamo collegato il direttore di Città della Spezia, Fabio Lugarini. Fabio, ben ritrovato a Dopo le Aquile. Sì, buonasera buona a tutti, buon pomeriggio Gianluca. Ciao. Come lo interpreti il pareggio di oggi? Sei tra gli ottimisti o tra coloro che hanno un po' di delusione per una partita che in caso di vittoria avrebbe portato lo Spezia quasi ad una salvezza? Beh, dopo aver visto lo Spezia praticamente sul ciglio del, del barato, prima della partita col Milan, eh, diciamo che la parola ottimismo non è quella più giusta, ma fiducia sì perché questa squadra... Anche nelle partite precedenti alla vittoria col Milan aveva fatto vedere buone cose, aveva eh, attaccato e aveva anche prodotto occasioni. Purtroppo anche oggi le occasioni quattro, mi pare nitide, io ne ho contate quattro, due di Inzolà, poi due nel finale, eh, la più clamorosa quella sui piedi di Ekdal, eh, sono occasioni che eh, vanno sfruttate perché in partite così accese, così attente, avere così tante, così tante possibilità di fare gol e non farlo chiaramente toglie qualcosa. Però, eh, questo è un campionato così, è una stagione eh, che ha del pazzesco per quanto riguarda lo Spezia, quindi è evidente che devi giocartela fino alla fine non sentendoti mai sicuro ma neanche mai spacciato quando le cose magari vanno meno bene. Penso che oggi alla fine di questa partita c'è forse un sentimento eh, più negativo di, di quanto alleggiava prima della partita, proprio perché la partita adesso si è svolta, diciamo. Ecco, penso che queste cose poi alla fine debbano venire spazzate via dal fatto che lo Spezia... La prossima la gioca in casa e deve fare una partita come eh, in casa ha saputo fare anche negli altri anni. Proprio ricordo partite contro il Torino, in finali di campionato in cui lo Spezia ha fatto veramente la gara. La fiducia sta nel fatto che oggi mi sembra che delle due squadre una si abbia provato e l'altra abbia solo pensato a non prenderle. Ecco. Certo, quello è vero. Eh, secondo te questo Spezia rispetto allo Spezia degli anni scorsi ha la forza mentale per affrontare una partita con il Torino? Come quella di sabato, senza paure, con la voglia di vincere, la partita col Milan ha ridato quella consapevolezza alla squadra? Sì, sono convinto, su questo sono convinto di sì, perché credo che la partita col Milan abbia ridato un po' di fiducia a una squadra un po' sfiduciata più dai risultati che dalle prestazioni. Poi è evidente che quando non vengono i risultati, poi non arrivano neanche le prestazioni con il tempo, perché poi eh, la, la corsa in più, il gesto tecnico magari coraggioso. Eh, vengono meno io oggi francamente non ho visto uno spezia rinunciatario ho visto una squadra che, una squadra che ha fatto palleggio e possesso dall'inizio eh, in maniera all'inizio efficace poi invece è venuto su e ha eh, fatto la sua parte ma non è mai stata fuori dalla partita lo spezia mentre invece sì ecco è vero eh, l'obiezione che vi potrete fare è che ogni partita è una storia a sé diciamo però devo guardare, devo, guardare, devo guardare il buono, visto che a 180 minuti dalla fine se non erro lo Spazia eh, sarebbe padrone del suo destino. Soprattutto perché gioca la partita in casa. Eh, ovvio, se vogliamo possiamo aprire un'altra trasmissione e parlare dell'assurdità di non far giocare le partite in contemporanea. Dell'assurdità e della vergogna, fatemelo dire, di questo, di, questo, di questo calcio italiano che non risolve il problema Juventus che si porta avanti da novembre e magari domani o lunedì alla Juventus vengono ridati i punti di penalizzazione cambiando anche i sentimenti che ci sono nelle prossime partite perché è evidente, San Luca, Marco mi sembra che ci sia, eh, che la partita col Milan e del Verona alla fine eh, ha un peso se giocata con un obiettivo, eh, la partita dello Stazia col Torino ha un peso se giocata con un obiettivo, parlo del Torino. Ha un peso anche Lecce Bologna, se giocata con un obiettivo, se il Bologna può rientrare nel discorso conference, la Juve viene penalizzata. Ecco, è una porcheria, un pasticcio eh, atavico, cronico di questo campionato che non risolveremo noi in questi tre minuti di collegamento, ma mi sentivo di doverlo dire sì. perché eh, ci passa tutto davanti ormai e prendiamo tutto come se niente fosse, ma è un'assurdità. Un Qui ci si giocano eh, bilanci, stagioni. Eh, Carriere, e, e tutto viene deciso poi eh, a un certo punto quando decidono loro, quando vogliono loro, indipendentemente da quello che decidono. Eh, io sto parlando di eh, correttezza del campionato. Grazie, anche per questa riflessione assolutamente Fabio. centrata ciao Marco, ciao per questo finale di campionato. Grazie, Fabio Lugarini. Eh, Molto dipenderà anche da quello. Ha ragione. Il vero rebus, è quello dei punti di penalità della Juve, perché. Con tutto il rispetto Torino, Bologna e Monza potrebbero essere rinobilitati da penalizzazioni massicce Ma, un o po meno, di, un po' di penalizzazioni. Devono, devono arrivare penalizzazione, cioè ha ragione Fabio. È inaccettabile a ah, che non si sia ancora deciso. Eh, è inaccettabile permettere questo È inaccettabile che il presidente della Federazione dica eh, siamo tutti dispiaciuti, dobbiamo tutelare un patrimonio da 30 milioni di, di tifosi. Queste parole in bocca al Presidente non vanno bene perché è, è, è come anticipare e dire sì vabbè hanno sbagliato, però dai poverini, no? dobbiamo cercare di tutelarli perché, eh, perché certo che la Juventus ha un peso a livello mediatico, a livello di tifosi, ha un peso a livello di televisioni, ha un peso a livello di importanza di partite, tutto quello che vuoi. Però questo non autorizza a fare cose eh, non corrette, perché altrimenti si autorizza tutti a fare cose non corrette. E allora sì. viene fuori il caos. Oggi cioè. sul giornale si parlava di 12 punti di penalità per far uscire la Juventus dalla Champions. Questo è, è, è il primo filone, quindi quello vecchio, eh, che sì. li anziché 15-12. Sì, 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 sì. Poi c'è il secondo che è ancora più grave, però non sono affari miei quello. Cioè, però inciderà sul finale di campionato. Eh sì, sicuramente sì. Io credo che la parola non sarà ancora non sarà definitiva, la parola fine non sarà scritta comunque il 3 giugno, insomma, il 3-4 quando ci sarà l'ultima domenica. Perché potrebbero essere tanti contenuti da andare a rivalutare, dalla salvezza anche a, addirittura ai posti in Europa, insomma. No? Quindi, eh, però, in attesa di quello che decideranno i soloni che sono a Roma, eh, dobbiamo cercare di fare i punti che ci servono per uscire con le proprie gambe da questa situazione. E domani Beh, sarà una giornata importante perché si esprimerà la Corte d'Appello federale. Se non rinviano di nuovo. Sì, in caso di non rinvio. Quindi. Settimana ah. da vivere con il fiato sospeso ecco. in vista di questa partita col Torino, da vincere al di là di quello che succede, al Io di fuori che... del calcio giocato. Tanto lo Spezia le ultime due domeniche, Milan e Lecce, due partite complicate per opposti motivi. Una perché comunque incontrava una certo. squadra fortissima, ha incontrato una squadra comunque che tra le prime tre in semifinale di Champions e una oggi in Lecce perché poteva chiudere i giochi e in realtà si è andata a spaventare la casa propria. E e due domeniche che comunque concede molto poco con questa difesa 3, come dicevi tu con Ampadu centrale a fare regista retrato, e ha creato parecchie occasioni e non ha subito gol. E questo proprio in prospettiva nelle prossime due partite comunque è una, è una cosa importante, una cosa positiva per il gruppo. Marco, ultimo titolo di questa sera con il Torino, obbligo a tre punti. Lo abbiamo detto, ridetto, ne riparliamo ancora. Un Torino che sta giocando contro la Fiorentina, Torino che comunque quest'anno in trasferta ha fatto Bene. gran parte del proprio bottino. Eh, Torino è, è, è come le squadre di Iuri, cioè, eh, sono squadre imprevedibili perché comunque giocano molto come, come l'Atalanta no? perché la scuola è quella quindi eh, si giocano l'uno contro uno in ogni zona del campo è una squadra che mh, non ha il bomber davanti però è una squadra che si muove molto c'è l'inserimento quindi è una squadra difficile da incontrare è vero anche che è una squadra che insomma qualcosa concede eh, però d'altra parte eh, Ora a prescindere da chi incontri è necessario fare la partita, fare la prestazione, come dice il mister, con coraggio, con grinta, con cattiveria agonistica, con concentrazione dal primo al novantesimo e tutti, 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 tutti devono dare un po' di più tutti. Allora, se fai così sicuramente anche col Torino diventa una partita dove puoi poss possibilmente puoi anche... Puoi anche vincere, però Sono, bisogna stare molto attenti. solo per le statistiche: in trasferta, per i punti in trasferta, il Torino è quarto in tutta la Serie eh, A: quattro vittorie e sei pareggi. Quindi bisogna stare molto attenti perché è una partita delicatissima. Io dico che l'importante, perché io non, non credo che il Verona passeggi con l'Empoli, eh? e quindi l'importante non perdere, non perdere. E poi comunque, se vinci, sicuramente vincendo col Torino. Eh, giocando anche un giorno prima psicologicamente dai un'altra bastonata al Verona che potrebbe risentirne eh, però è una partita da giocare e speriamo che succeda magari eh, non un miracolo perché i miracoli te li vai a cercare però un'altra partita facsimile Milan e che ti permetta di battere un'altra grande squadra vediamo il prossimo turno al completo per analizzare la giornata abbiamo parlato ovviamente delle squadre Impegnate nella salvezza con lo Spezia impegnato con il Torino, ma anche di Lecce e Verona. Si giocherà Salernitano-Udinese e Sampdoria-Sassuolo al venerdì, al sabato Spezia-Torino-Fiorentina-Roma e Inter-Atalanta, la domenica Verona-Empoli alle 12.30, quindi Bologna-Napoli e monza leccia alle 15, infine Lazio-Cremonese e Juventus-Milan, che sarà una partita importantissima anche in chiave dell'ultima di campionato. Che certo. il Milan dovrà giocare con il Verona dopo la penalizzazione che eh, potrebbe, potrebbe essere inflitta domani alla Juventus. Sì, sì ma io l'ho detto: cioè, il Milan ha due partite dove, una perché è complicata, per la, perché comunque il prestigio, la Juve non ci starà mai a regalare punti al Milan, e poi c'è il Verona, l'ultima, che potrebbe essere la partita a prescindere, a prescindere dalla penalizzazione, che ti permette di essere in Europa, in Champions League. Anche perché non è scontato che se, anche se la Juventus dovesse essere estromessa come dovrebbe succedere perché ci sono tante squadre che sono attaccate e che aspirano al quarto posto, quindi togli la Juventus però c'è Lazio, Inter, Atalanta Milan, quindi Gia, mettiamo come... la classifica così proviamo a fare una, una veloce proiezione finale anche per far capire ai nostri telespettatori eh, però vedi, volevo fare una battuta sì. eh, oggi parliamo di classifica di eh, questa è la classifica qualche anno fa parlavamo che domenica c'è Cararese e Spezia è eh, vero, è vero. Ricordiamoci e la Serie A è da preservare perché è un patrimonio dei tifosi e della città. La Juventus è a 69, l'Inter 66, il Lazio 65, Milan 64 e Atalanta 61. Se la Juve dovesse avere una penalizzazione, torniamo sulla classifica, Regia eh, sarebbe sotto all'Atalanta, però di fatto eh, il Milan non potrebbe permettersi di perdere punti, a meno che... A meno che il Milan non dovesse battere la Juve e l'Atalanta non fare risultato contro l'Inter. Quindi, la prossima giornata sarà importante e per te. Dall'inizio del campionato. Quindi. Viviamola pensando allo Spezia e alla e vittoria pensiamo. con il Torino. Esatto, o perlomeno in subordine non perderla con la partita col Torino, perché comunque ti permetterebbe di essere a più due prima di una partita importante che è Verona-Empoli che dovrebbe costringere il Verona ad avere un unico risultato. No, però, no ho capito. Però, Se vinci è, è quasi fatta. Il Verona, Verona. Sì, però, quelle partite lì. Eh sì, quelle partite lì, non lo so, anche col Torino doveva vincere. Vediamo, pensiamo alla vittoria col Torino. Siamo a noi. Eh, e non accontentiamoci. Va bene. Grazie, grazie a Enrico, grazie a Sergio, grazie a Marco Zanotti. Grazie a voi. Ci ritroviamo sabato prossimo intorno alle 17.30. 18.00. 18 più sì, o meno. Dopo la partita con il Torino, qui per Dopo Le Aquile, arrivederci, di nuovo buon proseguimento.